dritta nelle gambe e non sempre lucida nella manovra. Un incontro comunque vivo, specialmente nella ripresa, anche perché il gol nerazzurro è arrivato sul finire del primo tempo. Castagnier ha tenuto a riposo Marini e confermato Cucchi. Nella Fiorentina rientro di Oriali e Iachini. L'azione di Altobelli precede di poco il gol di Rumenig. Tiro forte e raso terra, molto angolato. Galli è battuto 1-0 al 40esimo. All'inizio della ripresa l'Inter manovra meglio, parata di Galli su tiro di Mandorlini e difesa un po' in difficoltà. Contratto rischia l'autorete e Galli lo aiuta saltando a deviare. La Fiorentina decide di attaccare, ma Sara avanza a dare una mano a Monelli. Il tiro di sinistra è molto pericoloso, anche se alto. Negli spazi più larghi si muove meglio l'Inter, da Cucchi un bel pallone per Altobelli. Passarella ha saltato, ma la conclusione è sbagliata. Passarella cerca il pareggio su punizione e bravo Zenga a deviare oltre il fondo. Ancora Cucchi in evidenza, lancio per Rumenig e con parata tempestiva di Galli. Subito dopo la Fiorentina arriva vicinissima al pareggio. Monelli devia sul palo, un centro al volo di Massaro a portiere battuto. Si finisce con Zenga ancora impegnato a salvare il gol partita. A San Siro, sorpresa gradita per gli spettatori più zelanti nel recarsi allo stadio. In un campo tracciato sull'erba hanno giocato una partita amichevole di pallavolo la Nazionale Juniores e l'Enermix di Milano. Un esperimento positivo e apprezzato dal pubblico.